Come al solito la postazione è sempre questa, veramente bruttina, però al momento è questa. Fortunatamente c'è ancora un po' di luce, ma se ne andrà via tipo in 10 minuti. Quindi direi di iniziare subito perché faccio schifo. Allora, ultimamente ho un po' cambiato i prodotti che uso. Allora, come correttore sto usando un fondotinta, il mio fondotinta normale, perché ho finito il correttore. Non l'ho più ripreso per mancanza di voglia, principalmente anche perché quello che uso io, ovvero quello della NARS, costa 30 euro, che è un prezzo abbastanza consistente per un correttore secondo me, e quindi finché questo va bene sto usando questo, anche se non è il massimo assolutamente, anzi non mi piace particolarmente, però ci accontentiamo. Oltretutto sta finendo, quindi uso gli ultimi rimasugli come correttore, anche perché questo non l'ho mai usato come fondotinta perché non mi fa impazzire. Non che come correttore sia meglio, però ho deciso di fare un Get Ready With Me perché era da un sacco che non ne facevo uno e ho visto che molte di voi lo volevano, e quindi ho detto va bene, oggi non devo fare nulla di che, sono tipo le 4 meno un quarto e sto per uscire, quindi ho detto va bene, mi trucco, intanto filmo un video. Ok, come sempre sembro bianchissima ma sono normale, e fisso subito con una nuova cipria, questa è sempre della Wet n Wild, perché questa qui a detta della commessa dell'OVS non la fanno più, e quindi ho preso questa che però non è buona come l'altra, però ci accontentiamo. Cioè più che altro non è proprio consistente, non lascia giù prodotto, quindi ok. Ultimamente sto utilizzando un fondotinta in polvere della Neve Cosmetics e sto usando la colorazione Light Warm. Mi ci sto trovando abbastanza bene, nel senso che è facilissimo da applicare perché è come una cipria. È veloce, dura tutto il giorno, l'unica cosa è che se avete la pelle secca non ve lo consiglio, perché ovviamente un pochino la pelle ve la secca essendo in polvere e non in crema o liquido. Comunque pensavo di fare un make up un po' natalizio, cioè non natalizio, volevo solo fare le labbra rosse, perché non me le faccio mai e oggi è sabato, quindi ci sta. Passo al contouring e uso sempre la palette della Smashbox, che sto finendo oltretutto, e uso il colore più scuro e più freddo. Sono andata un po' troppo in alto con questo contouring. Ops. Vabbè, facciamo finta di niente. Passo le sopracciglia e utilizzo quella che mi avevano spedito, Banggood, che mi, cioè per me è un prodotto abbastanza buono e mi ci trovo bene. E vado a ridisegnare le mie sopracciglia. E anche da questa parte dove mi manca tutta l'arcata me la devo rifare. Però il sopracciglio sfortunato, non so per quale strano motivo. Ta-da! È un po' aguzzo, è venuto, adesso lo sistemo. Ultimamente mi piace anche ridefinire le sopracciglia utilizzando il fondotinta. E poi lo sfumo ovviamente. E ultimamente sto amando un sacco il Gimme Brow della Benefit, che è il mascara per sopracciglia. Infatti voglio prendere la confezione normale perché mi ci sto trovando benissimo. Ta-da! Ora passo all'illuminante. E oh, questo non l'avete visto ancora, ma un sacco di tempo fa l'ho preso, solo che da un sacco che non faccio video make up. Ho preso l'illuminante di Becca Cosmetics ed è bellissimo, ragazzi, veramente mi piace tanto tanto. Costa un bel po' anche questo, però secondo me vale. Cioè, mamma mia. Sul naso. Passo agli occhi. Non faccio nulla di che. Siccome voglio fare le labbra rosse, sugli occhi vado e metto solo una matita semplicissima
glitterata bianca, giusto per illuminare. Ok, mi sono riempita di glitter, fantastico. Nella rima inferiore esteriore del mio occhio vado a mettere questo nero barra marroncino, giusto per intensificare un po', ma pochissimo. Che strano effetto. All'interno dell'occhio la matita bianca. Perfetto, e ora metterò le ciglia finte perché voglio farvele vedere. Avevo preso sempre su Banggood. Io shakerò la colla per le ciglia finte che io utilizzo la Duo perché se no è acquosa quando la tiro fuori e quindi... Poi non so perché questa colla puzza di pesce in una maniera, raga, schifosissima. Questi qua che crollano. Secondo me non vedrete niente quando me le metterò perché mi devo avvicinare un sacco allo specchio, però ci proviamo. Sono... Ok... E vado. Più o meno. Adesso le curve saranno più carine. Ta-da! No. Ce la siamo cavicchiata. Adesso le devo curvare e poi ci applico un po' di mascara per far aderire le mie ciglia a quelle finte. Ok, le curvo con il piegaciglia. Ma dai. Vado ad applicare il mascara, come sempre quello della Essence Viola, e lo applico sia sopra che sotto naturalmente. Ok, e ora metto il rossetto rosso. Mi tolgo lucida il burro cacao che avevo. Boh raga, ho perso la matita della MAC rossa. Non so dove l'abbia messa, l'ho presa in mano, poi sono stata chiamata da mia sorella. Sì, scusate la pettinatura. E l'ho persa. Quindi dovrò usare questa. Beh, ce la facciamo andare bene, anche se non penso sia lo stesso colore del rossetto. Però. Ok. Rossetto. Questo è il make-up finito. I capelli non so come gestirli perché sono sporchissimi. E quindi è un bel problema, in effetti. Voi vi domanderete del perché io abbia sempre questa felpa in tutti i video, ma in realtà questa è la felpa che metto in casa. E quindi è per questo, non perché non mi amo. E niente, voce fuori campo, abbiamo una vittoria distrutta dalla scuola con le occhiaie. Un botto, vabbè. Quel giorno in cui ho filmato il video mi sono dimenticata di fare, cioè, tipo l'ho piantato lì perché non sapevo come gestire i capelli e quindi mi scocciava spezzarlo così, quindi io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticate di mettere un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Ah, e prima di chiudere il video volevo salutare Ila Melis, Ilaria, ciao Ilaria, ti mando un bacione e vediamo al prossimo video, ciao!